Ben ritrovati a Diretta Sindaco, la trasmissione dedicata ai primi cittadini della provincia di Lucca. Da questa sera iniziamo il girone di ritorno con i sindaci dei comuni più popolosi della nostra provincia e quindi è tornato a trovarci il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei e a tutti i telespettatori naturalmente. Naturalmente. Vi ricordo la possibilità di inviare domande al sindaco tramite SMS o WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione. Partiamo subito, come di consueto, con la buona notizia. Beh, la buona notizia, notizia di grande interesse perché riguarda i quartieri di San Concordio e di San Vito, in quanto entro la fine del mese il Ministero definirà l'assegnazione dei fondi per i quartieri sui quali noi abbiamo proposto dei progetti di riqualificazione complessiva. Quindi arriveranno altri fondi importanti per una quantità stimabile intorno a 16 milioni. Intanto è già andato avanti il progetto Sant'Anna, quindi se tutto procederà come speriamo, saremo in grado di, oppure saremo in grado noi, non immediatamente certo, noi abbiamo proposto tutte le premesse, portato a casa i finanziamenti, eccetera. Poi la prossima amministrazione, vedremo quale sarà la prossima amministrazione, avrà tutte le carte in regola per procedere alla riqualificazione dei quartieri di Sant'Anna, di San Concordio e di San Vito. Quindi questo mi pare che sia un'ottima notizia. Se vuole le posso dire anche i particolari su Sant'Anna, San Concordio e San Vito. Diciamo che li abbiamo già resi noti ai nostri telespettatori anche con una puntata della trasmissione del venerdì sera. Però ricapitolando, 16 milioni e più 8. Più altri 8 per Sant'Anna. Altri 8 per Sant'Anna, già quelli del tutto definiti, tant'è che serviranno per la zona di Piazzale Sforza, il cuore del progetto di qualificazione. Poi gli impianti sportivi di via Matteotti, poi il centro sociosanitario, infine la rotonda di Piazzale Boccherini, perché questa è un'opera molto attesa, e il sottopasso. Quindi è un progetto di larghissimo respiro che riguarda proprio il cuore dell'abitato di Sant'Anna e riprende tematiche di grande interesse, perché per esempio il centro sociosanitario sarà un centro anche per, soprattutto direi, per i giovani, oltre che per i servizi all'intera comunità. Ci saranno spazi anche per lo studio, per la possibilità di leggere, quindi un luogo dove potrà incrementarsi anche la vita culturale del quartiere. Bene, allora, dopo questa notizia, quindi entro la fine del mese si saprà in quante tranche, se un'unica tranche o due tranche arriveranno questi soldi, passiamo alle domande che sono arrivate dai nostri telespettatori. Prego. E si parte subito con un clima caldo. Noi lucchesi siamo i più bischeri di tutti, punto interrogativo. Possibile che dobbiamo dare 20 euro per segnalare che abbiamo fatto la revisione della caldaia quando si paga già abbastanza per farcela venire a revisionare? Il signor Rossi, che sarebbe il presidente della Toscana Enrico Rossi, di Firenze, ha bisogno di soldi e solo da noi lucchesi? No, non so se è un signore o una signora che mi pone il quesito. Dovrebbe essere una signora. Una signora. Beh, cara signora, noi lucchesi siamo bischeri come tutti gli altri, in quanto mentre prima le caldaie le revisionavamo con una nostra società, Lucca Holding Servizi in particolare, poi c'è un'altra società che si chiama Sevas che opera in ambito provinciale, eccetera, bene, mentre prima facevamo tutto noi, una legge nazionale ha affidato alle regioni questo servizio e per cui si è posta questa tassazione che riguarda tutti, non riguarda soltanto noi lucchesi, perché le leggi dello Stato poi alla fine valgono per tutti nella loro applicazione su scala regionale. Il fatto interessante è che mi risulta che i 20 euro siano biennali, quindi non siano una tassa annuale, ma siano... Si pagano ogni due anni. Ogni due anni. Per cui non siamo più bischeri noi, siamo bischeri come tutti in questa fase qui, perché è una fase evidentemente di grossa difficoltà per tutti gli enti e anche ovviamente per lo Stato. Basta pensare a quello che sta succedendo anche attualmente su grandi questioni che vanno ben oltre Lucca, si pensi al differenziale sui titoli di Stato, al fatto che abbiamo
da regolare un po' le nostre partite col bilancio dello Stato, eccetera. Sempre la stessa signora le chiede anche: quando è che il mercato del Carmine, quindi siamo in piano centro storico, tornerà ai fasti degli anni Ottanta, con tutte le baracchine e tutto quello che c'era? Ora non so, i fasti degli anni Ottanta possono essere gli anni 70 o 60. Dunque, io vengo da una famiglia contadina, come ormai credo che sia noto, il mercato del Carmine me lo ricordo perché i contadini da Sant'Alessio, da altre parti, al Morianese, eccetera, portavano quello che facevano, i loro prodotti, anche al mercato del Carmine. Nei giorni dedicati di mercato, quindi è stato uno dei grandi cuori commerciali della città, il mercato, che poi è andato completamente in disuso. C'è un gruppo di commercianti eroici che ancora resiste e che vanno veramente applauditi per tutto quello che sono riusciti a fare resistendo in quel luogo, nelle condizioni in cui il mercato è stato. Bene, credo di poter tranquillamente dire che presto, anzi avete già visto che il campanile della chiesa del Carmine è stato ingabbiato, presto partiranno, quindi i lavori sono già iniziati sul campanile, presto partiranno i lavori di consolidamento della chiesa, perché oggi abbiamo il tema dell'antisismica, quindi le strutture vanno fortemente controllate, perché sapete che ormai l'antisismica è un'emergenza di carattere nazionale sugli edifici già esistenti. Quindi partirà questa opera di grande consolidamento, dopo ci rivolgeremo al chiostro, il quale è stato già oggetto di lavori molto importanti per il rifacimento della parte alta del chiostro. Chi lo vede oggi vede una situazione completamente diversa da come era in passato. Poi si procederà all'ultimazione, con gara si affiderà poi il mercato a un'attività commerciale che sarà ancora attività di mercato, perché il mercato del Carmine deve rimanere il mercato a servizio della città. La popolazione del centro storico, tra l'altro, mi risulta che si sia incrementata negli ultimi tempi di circa 300 unità. Quindi abbiamo nel centro storico altri 300 abitanti in più. È una buona cosa, segno che il centro storico è elemento di notevole attrattiva. Però proprio in questi giorni, soprattutto i suoi possibili candidati, possibili avversari alla corsa per la candidatura a sindaco, le rimproverano di aver fatto morire il centro storico. Ah sì? Dunque, questo le riferisco. Dunque, i miei avversari politici, che spero di incontrare, cosa intendono fare? Riaprire il centro storico alle auto? Per favorire un migliore approdo al centro storico, semmai il centro storico può essere servito da mezzi pubblici ancora più intensamente, ma da parcheggi esterni, di quanto avviene oggi, ma a fronte di una difficoltà di stazionamento dei residenti nel centro storico, che facciamo? Rimettiamo le macchine in Piazza Grande? Le auto in Piazza Grande? Sono proposte possibili questo? E una semplicissima domanda riguardo al centro storico. Noi abbiamo tra l'altro preso una delibera che limita l'apertura degli esercizi di somministrazione, quindi gli esercizi bar e altri esercizi simili. Perché? Perché ritenevamo che fossero troppo numerosi. C'è un fatto, non ci si è mai interrogati sul livello degli affitti dei fondi del centro storico? Ci si è mai chiesti a quanto arrivano gli affitti sui fondi del centro storico? E com'è pensabile, com'è possibile che un commercio tradizionale che ha costituito la grande fortuna di Lucca e anche la grande bellezza del centro storico dal punto di vista commerciale possa resistere con affitti nell'ordine di 7-8 mila euro al mese? Cioè, ci si interroga mai su questo aspetto, su questo fatto? O forse non è necessaria una politica più oculata anche da questo punto di vista? Perché sappiamo inoltre che il commercio oggi è profondamente mutato. In passato non esisteva il commercio online. Senta questo messaggio di Antonio De Cesari. Sì. Lucca sta morendo, solo hamburger, bar e ragazzotti ubriachi. I ragazzotti rimproverano semmai a questa giunta di non aver liberalizzato abbastanza l'uso del centro storico, per esempio con musica e altro in ore prolungate oltre quelle che noi abbiamo previsto di chiusura degli esercizi. Semmai i ragazzi rimproverano questa amministrazione. Noi dobbiamo tenere un equilibrio tra la vita delle persone, perché ci sono, ripeto, 8.800-9.000 persone che abitano il centro storico e che hanno diritto di riposare, diritto di avere i loro ritmi di vita come tutti. Dobbiamo anche mantenere viva la vita del centro storico, che non vogliamo in nessun modo che si perda,
tant'è che cerchiamo tutte le occasioni utili e possibili per inserire manifestazioni nella vita ordinaria del centro storico, che mi pare abbiano dato un notevole risultato. Sul fatto degli esercizi commerciali, De Cesari deve rendersi conto che probabilmente oggi gli unici esercizi commerciali che riescono a resistere ai prezzi praticati nel centro storico sui fondi sono appunto gli esercizi di somministrazione, perché il resto, anche per una modifica delle abitudini commerciali generali, ripeto, in passato non esisteva il commercio online per le scarpe, per i vestiti, oggi esiste anche quello, per cui si può comprare sulle grandi piattaforme, potremmo citare alcune grandissime piattaforme a cui abitualmente ci si può rivolgere, si può comprare oggi tutto in quei luoghi e averlo a casa il giorno dopo con una spesa sicuramente più contenuta, quindi rispetto al commercio che si ha tradizionalmente. Ci sono queste modificazioni di grande importanza, stiamo vivendo un'epoca di notevolissime mutazioni e dobbiamo semmai cercare di mettere a punto i correttivi utili che possono consentirci di resistere a queste tendenze molto forti di oggi. Signor Sindaco, le ho ripetutamente scritto per segnalare i gravi problemi di inquinamento e dissesto stradale di via Vittorio Emanuele, ancora il centro storico, dovuti essenzialmente al passaggio, una ogni 10 minuti circa, delle ingombranti circolari a motore, diesel e gas. L'inquinamento atmosferico e acustico che ne deriva è veramente insostenibile. Rinnovo la mia domanda, alla quale non ho mai avuto risposta. Pensa di prendere dei provvedimenti a riguardo, considerato che come primo cittadino sarebbe responsabile della salute pubblica, o di ignorare ancora il problema? Giovanna Franceschini. Dunque, rispondo volentieri alla signora Giovanna, perché, come vede, quello che si chiede molto spesso contrasta con quello che altri chiedono. Se si chiede l'accessibilità al centro storico, l'accessibilità al centro storico può avvenire o attraverso i veicoli ordinari, che tuttavia sono veicoli inquinanti, le auto, no? Come era in passato, oppure può avvenire attraverso il trasporto pubblico. Se vogliamo garantire l'accesso al centro storico, al trasporto pubblico deve necessariamente esserci. Lucca è una città che ha quella configurazione, via Vittorio Emanuele non è una strada piccola, è una strada tra le maggiori che ci sono su Lucca, quindi il transito da quella strada, se si vuole consentire la penetrazione fino all'interno dei mezzi pubblici, è quasi un transito pressoché obbligato. Naturalmente siamo sempre di più portati, anche per le note ragioni di inquinamento, a fare in maniera che i veicoli utilizzati siano sempre veicoli, magari è quello il discorso, quanto meno inquinanti. Quindi noi sappiamo che il metano è sicuramente meno inquinante del gasolio. Poi è vero, le lampe passano dal centro storico, passano in un numero anche rilevante, ma come si fa a non garantire a tutti l'accessibilità al centro storico? Alle persone anziane, per esempio, a chi può camminare peggio, a chi ha bisogno di portare dei pacchi. In ogni caso le scelte sono alla fine due: o creiamo una situazione più isolata e allora le lame devono fermarsi ai bordi delle mura, all'esterno, oppure se vogliamo garantire un accesso al centro storico dobbiamo far sì che passino attraverso il centro della città, come accade, ripeto, dappertutto. Semmai bisogna capire se si potranno utilizzare mezzi sempre meno inquinanti e sempre meno rumorosi. Come la signora sicuramente ha visto, i mezzi di sistema ambiente in molti casi sono mezzi elettrici, così come abbiamo favorito il trasporto per la consegna dei pacchi nel centro storico con mezzi elettrici, mezzi che non sono rumorosi e mezzi che non sono inquinanti. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Allora, sono tantissime le domande in arrivo per il sindaco Tambellini, quindi chiedo la maggiore sinteticità possibile. Massima sintesi. Bravo sindaco. Buonasera, sono Mirko. Una domanda semplice riguarda la Lucchese. Il comune farà la sua parte? Il comune la sua parte l'ha già fatta per certi conti, la farà ancora, perché la Lucchese è un bene di tutti. Quindi il comune è impegnato a fare in maniera che i problemi della Lucchese possano essere risolti. In parte sono già stati, bisogna creare i presupposti per il futuro con un progetto complessivo che soprattutto credo debba valorizzare i giovani.
Come mai così tanti permessi per il centro storico per così pochi residenti che così non trovano mai posteggio? E chi è il responsabile? Il Fato? Dunque, no, non è il Fato. Il responsabile è l'ufficio, un ufficio del comune che è dedicato allo scopo. Il signore che, o la signora che mi hanno fatto la domanda, deve sapere che abbiamo revisionato tutti i permessi dati in passato, che erano molto più numerosi di quelli attuali, e abbiamo espunto molti dei permessi che in precedenza erano stati dati, tant'è che ci sono state persino polemiche, come la signora ricorderà. Vede che tuttavia molte cose contrastano tra di loro, perché nel centro storico i residenti non trovano parcheggio, perché lo spazio del centro storico è quello che è. Come si fa ad aprire il centro storico a nuovi ingressi di auto? Questo è un tema di grande rilevanza, ma è un tema che deve essere affrontato e risolto. Io parto dal presupposto che, gli abitanti del centro storico debbano avere il loro spazio per quanto possibile. Uno spazio finito, perché poi se si arriva ad avere 10.000 abitanti nel centro storico e il numero degli abitanti presuppone un certo numero di famiglie, per esempio 3.000 famiglie, è chiaro che 3.000 famiglie significano 3.000 auto normalmente, quando non addirittura di più. Sindaco, lei parla di accessibilità al centro storico coi mezzi pubblici. Perché allora non ha mai ripristinato la fermata in Piazza del Carmine? Una decisione che fu scandalosa, firmato Franco. Dunque, la fermata in Piazza del Carmine, perché la fermata in Piazza del Carmine ci costringeva a compiere un riassetto delle linee che non era compatibile. La fermata in Piazza del Carmine presupponeva che si passasse da Via Nuova, si girasse in Piazza del Carmine e si tornasse indietro da Via Nuova. Non era compatibile col sistema di linee veloci che avevamo previsto per il centro storico. In ogni caso, il mezzo pubblico si ferma attualmente a Piazza del Carmine, ci sono a piedi 3 minuti. Sono un residente del centro storico, volevo sapere se il mercato bisettimanale sarà infine portato fuori dalle mura, perché la situazione per i residenti della zona non è più sostenibile. Non solo per i residenti. 100 posti auto levati per 2 volte a settimana e poi il caos a Porta Elisa. C'è da dire non però solo. Che pare che molti ambulanti però siano contrari. Non solo per i residenti, il mercato bisettimanale ambulante di Via dei Bacchettoni, che è importante per il sostegno, per certi conti, l'attività della città, per l'amor di Dio, tutti siamo consapevoli, è anche un motivo problematico per eventuali mezzi di soccorso, pensi ai pompieri, ci dovessero essere. Quindi abbiamo avuto indicazioni, tutte le indicazioni vanno nella direzione di spostare il mercato e lo sposteremo, la data l'abbiamo scritta stamani. La data è l'11 marzo, quindi l'11 marzo, tra un mese. Sarà la prima volta del mercato alle tagliate. Sarà la prima volta del mercato alle tagliate. Sappiamo che molti degli ambulanti non sono contenti di questo, però chi fa questo tipo di attività, questo tipo di lavoro, chi sceglie di fare il sindaco della città, naturalmente su indicazione dei cittadini, deve tener conto di un insieme di questioni. Il signore che ha telefonato, che ha mandato il suo messaggio, parla giustamente dei problemi dei residenti, noi bisogna tener conto anche dei problemi legati alla sicurezza, per cui il mercato va nel luogo che per quel mercato è stato preparato. La zona del piazzale Don Baroni, che è una zona perfettamente attrezzata, dove è possibile stazionare l'auto da parte di chiunque nelle condizioni migliori, quindi la fruibilità di quella zona è una fruibilità piena. Sono Roberto da San Concordio, in piazza Alceste Campriani, nato sì. Qui dal 67, abito nelle case popolari dell'ERP. Possibile che su 4 appartamenti liberi su 4 appartamenti tutti sono stati assegnati ad extracomunitari? Strano che non ci siano famiglie lucchesi che non hanno bisogno di casa. Dunque, il signore pone una questione. Quando gli extracomunitari diventano cittadini italiani, perché io firmo delle cittadinanze, il conferimento della cittadinanza italiana lo firmo regolarmente, posso dire una volta ogni 15 giorni, per alcune famiglie, naturalmente dai cognomi riconosco che sono famiglie di immigrati, quando diventano cittadini italiani, secondo le leggi dello Stato italiano, hanno i medesimi diritti di tutti gli altri. Questo è il principio di fondo. Poi il principio che
alcuni vorrebbero discutere, però sono le leggi del nostro Stato. Quindi quando una famiglia di immigrati acquisisce attraverso i suoi membri il diritto di cittadinanza e quindi la cittadinanza, partecipano ai bandi, può partecipare ai bandi come tutti gli altri, come chi è italiano da 70 generazioni, nella stessa maniera. Cosa conta per avere una casa? Conta per esempio la presenza di minori, la presenza di figli piccoli. Questo lo si intuisce, lo si capisce molto bene. Conta il numero, pertanto, dei componenti di una famiglia. E sono questi i motivi, spesso, che nel concorso per l'assegnazione delle case popolari, perché si fa un bando, secondo i caratteri di trasparenza e di equità che caratterizzano tutte le attività pubbliche, ebbene, e secondo le caratteristiche della famiglia, poi si hanno i diversi accessi alle case, quindi il diverso diritto alla casa. Una graduatoria viene formata e si scorre la graduatoria poi quando le case di fatto esistono. Mi sembra però di dover dare un'altra buona notizia, perché presto assegneremo le case, credo nell'arco di un paio di mesi, del quartiere rifatto di Ponte Tetto, risistemato di Ponte Tetto, quindi si tratterà di un bel numero di case, quindi soddisferemo... famosa stecca? La stecca è la parte che alcuni volevano che fosse tolta e che noi abbiamo lasciato, perché c'è una grande carenza di case. La rifacciamo, la risistemiamo, ma se andate a vedere come è stato riorganizzato il quartiere, vedete un quartiere nuovo rispetto al passato. E lì ci sono alcune decine di case da assegnare. Passiamo al campo di Marte, qui c'è una proposta. Perché non trasferire le RSA del comune all'interno del campo di Marte? Sì, però sul campo di Marte bisogna chiarirci, perché il campo di Marte non è proprietà del comune. Il campo di Marte, i cittadini devono sapere, è proprietà dell'ASL, della regione. E ogni possibilità di utilizzo del campo di Marte va contrattata con ASL e regione, che in questo momento sono impegnati in una riorganizzazione complessiva del sistema sanitario su base di area vasta, che come si è discusso e come tutti sanno, dopo le ultime vicende che hanno riguardato la sanità toscana, per cui il campo di Marte per il comune è un luogo di programmazione sul quale come comune possiamo dire la nostra, però non si può poi andare a decidere in casa d'altri, perché la proprietà, ripeto, è una proprietà ASL. È una proprietà, quindi, attraverso l'ASL, del sistema sanitario nostro. Mi rendo conto della complessità della cosa, però è già passato qualche anno da quando l'ospedale si è trasferito. E certamente. Non siamo ancora riusciti a stringere. Guardi, non so quanti anni è che si è trasferito, che è stato chiuso l'ospedale psichiatrico? L'ha più visto ultimamente? Se si continua a tenerlo chiuso, se si continua a lasciarlo inutilizzato, per qualunque progetto, sarà destinato nell'arco di 7, 8, 10 anni ancora. Allora chi è che si deve muovere sul campo di Marte? Noi abbiamo preparato gli strumenti urbanistici per il campo di Marte, abbiamo preparato le destinazioni urbanistiche, cioè cosa può venire a campo di Marte, e abbiamo privilegiato i servizi. Poi tocca alla proprietà muoversi attraverso un progetto che può condividere tranquillamente col comune, con la provincia, con chi vuole, però è la proprietà che poi deve valorizzare il suo patrimonio come è giusto. Ci sono molte proposte per il campo di Marte, però c'è la proposta di spostare lì l'ARPAT, che uscirebbe da via Vallisneri per andare a campo di Marte. Ci sono tantissime proposte, c'era il tema della questura, però poi il prefetto che se ne sta andando ha detto che un suo cruccio è quello di non essere riuscito la questura. Difatti io saluto molto volentieri il prefetto e mi dispiace che se ne vada. Devo dire però che non è un cruccio solo suo, quello è un cruccio anche mio, per esempio. Però ecco, poi per avere la questura bisogna che il Ministero chieda questo e che poi la proprietà risponda su determinati fatti. Quindi è l'ora di stabilire una volta per tutte che poi su determinate tematiche sono i soggetti interessati che debbono muoversi. Noi possiamo dare una mano come comune, ma la manifattura era nostra, decidiamo noi quello che si fa nella manifattura. Ci siamo cercati finanziamenti, la portiamo in fondo, la rifacciamo, eccetera, eccetera. È nostra, possiamo farlo, ma non possiamo mica andare a prendere quello che non è nostro. Ci fermiamo di nuovo per la pubblicità, a tra pochissimo. Di
Di nuovo in diretta con il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, passiamo subito alle domande che stanno arrivando in gran numero. Copiose, sì. Copiose. In vista delle imminenti elezioni e della sua riconferma a candidato sindaco senza passare per primarie previste statutariamente, intende effettuare un riequilibrio delle correnti a livello di giunta e consiglio comunale, traendo spunto magari dal cosiddetto metodo Rossi utilizzato a livello regionale? La traduco: che spazio darà ai renziani? Dunque, allora, chiariamo immediatamente un fatto. Le primarie sono previste dallo statuto, ma non sono obbligatorie. Quindi non è che le primarie siano un passaggio obbligatorio. Le primarie si fanno se c'è la necessità di farle. Io credo che le primarie andassero giustamente evitate, perché sono, in un contesto come l'attuale, sono e potevano essere davvero un motivo di spaccatura notevole, una frattura importante. Per cui io ho cercato di lavorare per l'unità complessa del Partito Democratico, come si vede anche oggi nella compagine nazionale, perché la politica nazionale fa registrare divisioni molto profonde a tutti i livelli, che naturalmente mi auguro che siano ricomposte, perché un grosso partito, un grande partito, l'unico grande partito esistente nel nostro paese, che se ne voglia dire, ha l'obbligo di mantenere quelle condizioni di unità che garantiscano al paese un punto di riferimento solido. L'Italia ha bisogno di punti di riferimento solidi. Guarderemo i risultati elettorali e sui risultati elettorali poi, secondo i risultati elettorali, ci comporteremo, ovviamente, questo è un dato di fatto, nel caso che i cittadini lucchesi intendano confermare l'indirizzo che ci hanno dato nel 2012. Se questo indirizzo sarà riconfermato, oppure se ci saranno altri, questo non ci riguarderà più, è un discorso, che è un tema che ovviamente non ci riguarderà, ma se saremo riconfermati è chiaro che prenderemo spunto dal risultato elettorale, ma è altrettanto chiaro che se si compie un percorso di carattere unitario, all'unità bisogna guardare. Torniamo sul territorio. Buonasera, abito a San Concordio in via Bandettini. Ho un figlio neonato e una madre anziana. Purtroppo i marciapiedi sono in condizioni disastrose o inesistenti, con gravi rischi di incolumità. Purtroppo abbiamo dovuto sopportare il traffico esagerato per la chiusura di via Ingrillini. Ma non si parla mai di riqualificazione di via Bandettini o almeno di sistemazione decente dei marciapiedi. Grazie di una risposta a Attilio Bartolini. Ringrazio il signor Attilio che pone un quesito molto, molto, molto forte e per certi conti ha ragione, perché le possibilità di movimento dei comuni, il nostro è uno dei comuni italiani, sono molto ridotte rispetto al passato, quindi ciò che lamenta è vero, è giusto. Anche la condizione delle strade non è buona, non è buona. Poi noi spenderemo 100.000 euro per le strade di qui a giorni, appena si stabilizzerà il tempo e avremo una temperatura utile per poter stendere l'asfalto dopo aver scarificato l'esistente. Sì, quindi, la interrompo un attimo, un altro telespettatore ha inviato anche delle fotografie di buche sulle strade che ci sono, non sono buone le condizioni delle nostre strade, non ce ne sono alcune, per esempio una strada di Sant'Anna che è una strada complessa. Diciamo Sant'Anna e San Concordio, Sant'Anna, ma perché non avete investito abbastanza su questa questione? Perché non abbiamo potuto investire a sufficienza, perché dobbiamo capire che ci troviamo in una condizione complessa su tutte le strutture, su tutti gli impianti. Pensi agli impianti sportivi, poi se ne parlerà perché qualcuno mi chiederà anche degli impianti sportivi. Pensi alle scuole, pensi alle strade. Io ho trovato una condizione di emergenza pressoché diffusa. È chiaro che i fondi che ha a disposizione il Comune sono poi fondi ben definiti, non sono illimitati, e dobbiamo utilizzare le risorse per ciò che di volta in volta è necessario compiere e fare. Sulle strade, le ripeto, spenderemo 100.000 euro di qui a giorni, un tratto di strada sarà addirittura nel centro storico perché sarà via delle Chiavi d'Oro che è messa malissimo, ci sono altre parti del centro storico messe male, c'è la strada dell'Annunziata che non è affatto messa bene, ci sono altre emergenze, pensi a via Ferrari a Sant'Anna, è sconnessa, lo so, è disastrata, come disastrati molto spesso sono le finanze dei comuni,
oggi. Quindi vanno, sono consapevole che vanno risistemate e rifatte. Approvato il bilancio di qui a un, penso di qui a un mese, a 40 giorni, avremo ulteriori fondi da investire sulle strade per rimettere a posto il più possibile. Siamo riusciti a rimettere a posto la Sarzanese ed è stato un fatto importante. Sulla Sarzanese ci sono degli avvallamenti impressionanti. Comunque alcune cose le abbiamo fatte e siamo riusciti a ripristinarle. Passiamo a un altro argomento, la statua a Geminiani. Interessantissimo. Il noto compositore lucchese. Sì. Sindaco, è stato attaccato per la statua a Geminiani in quanto pagata da una loggia massonica e che verrà fatta realizzare senza bando a un artista noto massone. Che cosa risponde firmato Daniela, che si sta avvicinando alla massoneria, sindaco? Ma vogliamo scherzare? Il sindaco ascolta tutti, prende tutto in considerazione e soprattutto prende in considerazione i progetti che ritiene validi. Se poi questi progetti provengono da un'associazione, da un'organizzazione di un certo genere, se sono progetti validi, perché no? Abbiamo statue importanti per Puccini, per Boccherini, per Catalani. Geminiani è stato un grande musicista del primo Settecento, si è recato poi in ambito anglosassone, ha conosciuto egli stesso sicuramente la massoneria di rito inglese, eccetera, eccetera. Di fronte a una buona proposta, e perché il sindaco non deve ascoltare e perché non deve dar corso anche a una realizzazione importante che viene semplicemente offerta? Se il fatto è dal punto di vista estetico significativo, se c'è un ottimo artista che lo esegue, è un dono che viene fatto alla città, è un arredo importante per la città, in una piazza significativa della città. E per quale ragione mi devo impressionare perché ci sono degli ottimi signori che sono venuti a parlare con me, a propormi il fatto? Ma che sia massoneria o meno non le interessa. Ma certamente che no. Se il tema è un tema di interesse, se il soggetto è esteticamente valido, perché c'è un buon artista, che è un artista che tra l'altro ha esposto anche a Lucca, si tratta di Domenici, se non vado errato, che ha esposto anche le sue sculture a Lucca, mi pare un ottimo artista. E se tutto questo viene semplicemente donato, offerto, a fronte di un periodo in cui abbiamo scarsezza di tutto per poter anche provvedere all'arredo urbano e al decoro urbano, bene, tutto questo che male fa alla città? Fa male? È un motivo di sdoro? Torniamo dalle statue alle strade. Buonasera. Perfetto. Sindaco, sarò istantaneo. È prevista la costruzione di una rotatoria fuori Porta San Donato? Sarebbe utile per limitare traffico e inutili percorsi. Grazie e buona fortuna. Firmato Ferdinando Passalia. Dunque, una rotatoria fuori Porta San Donato potrebbe essere veramente utile. Dobbiamo renderci conto che però lo spazio non è tantissimo in quel luogo. Ci muoviamo in un ambito abbastanza ristretto, c'è un edificio importante che è l'edificio che si trova alla sinistra della circonvallazione provenendo da Sant'Anna, c'è uno spazio piuttosto limitato, però servirebbe per evitare il lungo giro poi per andare verso Sant'Anna, per intenderci. Certamente, già ora in parte quel giro è stato tagliato, può essere tagliato per certe ragioni, comunque sicuramente sarebbe un motivo di fluidificazione del traffico, bisogna vedere se è tecnicamente impossibile. Stiamo lavorando sulla rotatoria all'uscita di via Salicchi, perché sul ponte Monte San Quirico, anche lì, pur nello stretto, è possibile, so che gli uffici stanno lavorando per una rotatoria di grande significato e penso anche di notevole impatto. Cambiamo ancora argomento, andiamo al campo nomadi. Sì. Vorrei far presente al sindaco, che tanto parla di inquinamento, che ogni giorno nel campo nomadi vicino al campo CONI, dove i nostri ragazzi ogni giorno si allenano, vengono bruciati ogni genere di oggetti, da gomme a plastica a rifiuti. Nonostante i nostri continui esposti ai vari uffici comunali competenti, in ultimo quello del sindaco, in persona queste persone continuano a bruciare e a fare fumi tossici, non troppo salutari per i nostri figli, o sbaglio? Poi sentiamo arrivare la telefonata che ci vieta di accendere i caminetti, che credo che dovremmo rivolgerci a Striscia la Notizia, forse ci ascolterà. Dunque, allora, io stesso sono stato testimone di un fuoco acceso al campo nomadi.
Ci sono continue sollecitazioni agli abitanti del campo perché siano evitati comportamenti di quel genere. Comunque, in relazione al campo nomadi, mi sembra di dover anche informare che mentre qualche tempo fa gli abitanti del campo erano oltre 120, oggi sono circa 80 e nel tempo saranno ancora di meno. Quindi mi preme sottolineare, fatto salvo la ragione di chi ha telefonato, perché questo è un comportamento non buono di sicuro, accendere fuochi non va bene, soprattutto perché molto spesso non si sa cosa si brucia, quindi non va bene e dobbiamo scoraggiare quella pratica in tutti i modi. Credo di poter dire comunque che il progetto che l'amministrazione comunale di Lucca ha messo a punto proprio in relazione ai campi nomadi e alla loro progressiva scomparsa, cioè al loro progressivo smantellamento, è un progetto che ritengo tra i migliori esistenti in Italia, da Bolzano fino alle isole, fino alla Calabria e alle isole. Sfido a aver messo a punto un'attività come quella che abbiamo messo a punto noi per far sì che il problema in pochi anni possa essere superato e senza ruspe. E senza ruspe, anche perché tutti sanno bene che poi le ruspe, là dove sono dei minori, non si potranno utilizzare. Quindi attenzione anche a chi cavalca determinate tendenze molto utili a suggestionare il pubblico, cioè a suggestionare le persone, perché poi là dove sono dei bambini, ma anche se non vi fossero dei bambini, voglio vedere chi va con le ruspe a spianare tutto. Prima di chiudere, prima di passare all'ultimo intervallo pubblicitario, c'è qui un suggerimento. Per un discorso di sicurezza stradale chiedo al sindaco e a Marchini, l'assessore, di espropriare un pezzo di terreno adiacente al campo Henderson e ricavarci un parcheggio per l'impianto sportivo. Siamo circa 300 mamme che portiamo i bambini a giocare nell'Atletico Lucca, ma il pericolo è veramente grande. Quindi è un suggerimento che accolgo e che farò valutare. Vediamo come è possibile mettere in sicurezza la struttura. Ci fermiamo di nuovo, l'ultimo intervallo pubblicitario, poi faremo tutte le domande che potremo fare, tempo permettendo, al sindaco Tambellini. A tra poco. Ultima raffica di domande al sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini. Iniziamo subito con la manifattura. Quando saranno finiti i lavori alla manifattura, ci sarà posto per i giovani e per le start-up, che sono le aziende in fase iniziale? Sindaco, ci pensi? Firmato Lucia. Dunque, la manifattura sarà un luogo soprattutto per giovani. Contiamo di finire i lavori entro la metà del 2018, perché i lavori sono già sufficientemente avanti, quindi contiamo di avere quella data come riferimento. E ci sarà anche posto per un progetto che abbiamo fatto nostro, per il quale abbiamo avuto finanziamenti dall'ANCI per 200.000 euro e si chiama Lucca Creative Hub. Quindi alla manifattura ci sarà posto anche per alcune situazioni di questo genere in cui si insegnerà a fare impresa e si insegnerà sia ai giovani sia alle persone che hanno un'età un pochino più avanzata, per poter riproporre anche a loro delle questioni di carattere tecnico che oggi sono indispensabili per poter andare avanti in quel settore. Quindi anche alla manifattura probabilmente ci saranno situazioni come quelle che è stata richiesta. Passiamo al Palasport. Prego. È in previsione qualche progetto per il Palasport? È un peccato avere una squadra ai vertici nazionali ed una struttura poco presentabile. Esistono dei bandi europei per strutture sportive? La questione del Palasport poi è stata tirata fuori con termini un pochino più decisi anche da un altro telespettatore che si lamenta delle condizioni dell'edificio. Bene, le condizioni dell'edificio sono quelle che sono note. Considerate che quando io sono arrivato in comune al Palasport ci pioveva. Questo qualcuno se l'è forse già scordato, ma se si guarda il soffitto e si guarda poi quello che c'era in terra, il Palasport ci pioveva. Abbiamo rifatto il tetto, il Palasport non ci piove più, abbiamo problemi di staticità dell'edificio, quindi stiamo intervenendo per fare in maniera che l'edificio sia rassicurato dal punto di vista della sua stabilità d'insieme. Come avete visto, alcune gradinate hanno
dei posti segnati perché non si può caricare troppo, eccetera, eccetera. La piscina sarà pronta, penso, entro il mese di aprile, quindi sarà ripristinata entro il mese di aprile. Esiste la parte dietro il Palasport che può essere utilizzata per altri impianti. Sarebbe molto bello poter abbattere molto spesso ciò che esiste e ricostruire a nuovo. Ci sta pensando? Bisogna trovare fondi ingenti per un'operazione di quel genere, per operazioni di questo genere. Ma le medesime problematiche le abbiamo sulla palestra di San Lorenzo a Vaccoli, che è una struttura chiusa da anni e non sappiamo ancora se la possiamo tenere in piedi o se invece è meglio abbatterla e semmai ricostruirla, perché è stata costruita secondo criteri che non sono più quelli richiesti attualmente. I problemi che si devono affrontare rispetto all'edilizia degli anni 70-80 sono problemi notevolissimi. Una alla volta ce la faremo a rimettere tutto quanto in sistema. Allora, la domanda sul Palasport gliel'ha fatta Mario, che però le fa anche un'altra domanda. Dica. Ma cosa ha fatto lei a Garzella che ogni giorno ne tira fuori una sul suo conto? Io non ho fatto altro che del bene a Garzella. In che senso? Ma si immagini, Garzella, se Garzella è diventato presidente del Consiglio Comunale, lo dovrà pure anche a me, no? Quindi io a Garzella ho fatto... È stato anche il più votato, mi sembra. Ho fatto semplice... Ci sono stati altri casi in cui ci sono state persone votatissime che non sono diventate nulla, mi spiego? Sono semplicemente dei consiglieri, eccetera. Quindi a Garzella io ho fatto soltanto del bene. Poi... come si chiama questo signore che mi ha fatto la domanda? Mario. Signor Mario, lei che vive nel mondo come me sa benissimo che la riconoscenza non fa parte di questo mondo. La riconoscenza, c'è però un proverbio che dice non far del bene se tu aspetti riconoscenza. Quindi le cose devono essere fatte in modo giusto sempre e comunque. Poi... non è da aspettarsi riconoscenza, non è da aspettarsi correttezza di comportamenti, non è da, la vita lo sappiamo com'è, quante sono le storture cui giornalmente ci troviamo davanti o abbiamo di fronte in relazione al comportamento degli altri, sono tantissime. Bisogna avere anche la forza di sopportare tutto questo, di tenere tutto questo. D'altra parte, come sappiamo, in altri contesti ci sono stati... voltafaccia ben più gravi e ben più grossi, la storia ci ha insegnato di tutto, per cui oggi assistiamo alle uscite di Garzella. Torniamo alle strade, perché questo, quello delle strade è l'argomento principale. Oltre all'asfalto cercate di curare il deflusso dell'acqua nelle strade, ci sono tanti punti che si allagano e rendono problematico il transito sia a piedi che in auto. Ha ragione. Perché le bocche di lupo, per esempio sulla circonvallazione, vanno rifatte. Non basta più stasarle, perché in alcuni casi sono del tutto guaste, per cui vanno rifatte, bisogna trovare il modo di progressivamente di metterne a posto magari 7, 8, 10 alla volta e poi risistemare. C'è un problema di manutenzione vera, che tentiamo di ovviare anche con i lavori socialmente utili. Molto spesso voi avete visto che abbiamo utilizzato i migranti non per situazioni di carattere lavorativo, che non potremmo adoperare in questi casi, ma per dei servizi che cercano di restituire al nostro ambiente qualche utilità da parte di coloro che sono nostri ospiti in qualche misura. Quindi lavoriamo anche su questi aspetti, poi immaginate una città come la nostra con la circonvallazione, per esempio, circondata da alberi, da pianti, quando cadono le foglie di tiglio è ovvio che qualche problema lo danno. Stiamo molto attenti, però in alcuni punti, in vero, c'è il problema che è stato sollevato. Vorrei chiedere al sindaco perché anche a seguito di quanto stabilito dai lavori pubblici partecipati dell'area est, il parcheggio per la scuola di San Pietro a Vico non è stato ancora realizzato. Per una ragione molto semplice, perché una mano ci è stato proposto di averla da un'industria che su San Pietro a Vico lavora. E perché è stato proposto da parte dell'attuale proprietà del Mulino Pardini un progetto di qualificazione complessiva dell'area. Quindi rischiavamo di, pur se quel lavoro è stato richiesto, rischiavamo di spendere
un po' di quattrini in maniera poi non del tutto utile se va avanti l'altra questione. Il parcheggio per la scuola esiste, c'è messo a disposizione dalla proprietà del Mulino Pardini, è un parcheggio di una trentina di posti, c'è un tratto di marciapiede di 30 metri per raggiungere la scuola, quindi il servizio di fatto esiste. L'abbiamo già spiegato anche comunque in assemblea presso quella scuola. Franco le chiede notizie del nuovo ponte a Monte San Quirico. Bene, il ponte Monte San Quirico è un ponte deciso tra l'altro in un accordo, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il Comune di Lucca, la provincia di Lucca. Il ponte è stato finanziato per quanto riguarda la progettazione esecutiva finale. La Regione deve mettere i fondi sulla costruzione del ponte. Saranno fondi in 3 anni, ma questi fondi vanno posti, vanno messi. C'è da ricordare tuttavia un aspetto che mi piace ridire ai cittadini, perché è bene che di questo si sia consapevoli. Il bilancio della Regione è passato da, scusa la sanità, se non vado errato, da 2 miliardi e 3 a 1 miliardo e 2. Quindi in pratica è un bilancio dimezzato. Non solo non è stato dato il via al ponte di Monte San Quirico, che per noi è essenziale, fondamentale anche in relazione alla continuità da dare all'asse suburbano che poi porterà su via Dante Alighieri, eccetera. Ma altre opere significative in Toscana si sono fermate. Ho in mente la variante di Calcinaia, altre cose che si sono fermate per queste ragioni molto ovvie, e comunque faremo tutte le richieste possibili e utili, tutte le pressioni necessarie per avere presto lo sblocco dei fondi per la costruzione del ponte, che ripeto risale a un vecchio accordo tra Regione, Fondazione Cassa di Risparmio, Comune di Lucca e Provincia di Lucca. Siamo addirittura d'arrivo, Elena ci manda 3 parole, viabilità San Filippo, la cambierete, farete delle modifiche? Faremo tutte le modifiche utili per rendere migliore la fruizione del sottopasso di via Ingrillini, ovviamente. Poi è necessario provvedere nel tempo, come prospettiva, al superamento dei passaggi a livello della via di San Filippo e della via Romana. Quindi bisognerà studiare qualcosa anche per superare la barriera della ferrovia, che è una barriera che ha diviso proprio in due il territorio del Comune di Lucca a sud e poi in due anche tra est e ovest, perché la ferrovia che porta verso la Garfagnana è una barriera di fatto. Fu costruito il sottopasso di Viale Castracani. Bene, bisogna immaginare tutte le forme possibili di superamento di quella barriera e di snellimento del traffico. Ultima domanda gliela faccio io. Prego. In questi giorni sempre di pre-campagna elettorale si è spesso detto Tambellini, il sindaco che obbedisce a Firenze, che riceve ordini da Firenze, c'è questo suo stretto rapporto con il presidente della regione Enrico Rossi, ma alcuni temono che questo possa essere un pericolo per la città di Lucca. Lei che cosa risponde? Ma Tambellini risponde prima di tutto ai cittadini lucchesi, risponde alla sua coscienza, non risponde ad altri che a queste due situazioni. A chi dice questo? Io chiedo però una cosa: è possibile non dialogare col governo centrale e non dialogare con la regione? È possibile poter andare avanti con un'organizzazione propria del comune, non badando a chi ci sta accanto? Io credo di no. Io credo che si debba dialogare con la Regione in modo molto stretto, col Governo in modo molto stretto, per arrivare alle realizzazioni che riteniamo necessarie per l'interesse del nostro territorio. Poi, chi dice questo mi deve dire, molto tranquillamente, cosa ho svenduto io di Lucca a Firenze o a Roma. Che cosa ha svenduto l'attuale sindaco della città agli altri? Cosa ha dato via di Lucca? Quale sovranità ha messo in vendita? Intanto dicono il candidato è stato deciso da Firenze, dal partito, dal livello regionale del Partito Democratico. Ma il candidato non è stato deciso affatto da Firenze, è stato deciso dal buon senso, come sempre si arriva a queste conclusioni, perché si poteva benissimo
a che punto, fino a che punto dobbiamo portare determinate fratture. Ma ci si rende conto che il nostro paese ha bisogno di una grande unità politica, di una grande concordanza politica. Ci si rende conto che lo spettacolo quotidiano offerto dalla politica, anche nazionale, non è più sostenibile di fronte alle enormi emergenze che ha il nostro paese. Ma vi rendete conto dei problemi che esistono nel lavoro, nella disoccupazione dei giovani, nella disoccupazione dei cinquantenni che sono fuori dal lavoro e che non lo ritrovano? Io tutti i giovedì vedo questo, quando ricevo, quando ho le mie ore di ricevimento. Ci si rende conto del disagio che certe famiglie provano con anche stipendi che sono stipendi o salari veramente molto, molto, molto bassi oggi. Quindi c'è una povertà che si allarga. C'è un sistema che ha bisogno di unità per affrontare bisogno queste cose. C'è bisogno di una grande unità. E soprattutto c'è bisogno di una grande concordanza di idee per poter arrivare alla soluzione degli enormi problemi che abbiamo, perché abbiamo problemi enormi. Voglio dire, quando si parla del debito pubblico, insomma, ci rendiamo conto delle dimensioni? E questo è un fardello che abbiamo sulle spalle. Si fa molto parlare della manovra che dobbiamo compiere da 3 miliardi, 4 miliardi, e non troviamo il modo per compiere la manovra, la faremo a aprile. Beh, insomma, se il differenziale tra i rendimenti nostri e i rendimenti tedeschi continua su questa via, voglio vedere quanto spenderemo di più per pagare il debito pubblico. Quindi abbiamo bisogno di grande responsabilità e soprattutto di una notevole lungimiranza e di una politica che sia la più seria possibile, la più determinata, la più seria possibile, ma nella concordanza di un disegno che riguardi tutto il Paese e nel Paese ovviamente anche il Comune di Lucca. Ci dobbiamo fermare, il tempo a nostra disposizione è finito. Grazie al sindaco Alessandro Tambellini. Grazie ai telespettatori. Grazie a voi, a lei, Conca, e naturalmente a tutti i telespettatori. Grazie ancora e buona serata.